Come va la sua Alfa Romeo? Benissimo, ho appena fatto il secondo tagliando. Io e mio padre abbiamo cambiato parecchie macchine, diverse marche, ma sappiamo per esperienza che gli uomini dell'assistenza Alfa Romeo sono veramente imbattibili. Ah, è vero. Io sono fedele all'Alfa da anni e nella nostra famiglia è sempre stato così, sin dai tempi di Nuvolari. Come? Lei si ricorda di Nuvolari? Nell'ottobre del 36, quando sono nato, vinceva la Coppa Vanderbilt sulla mitica Alfa Romeo 12 cilindri. Caspita, lei allora è proprio nato per essere un cliente Alfa. Eh sì, la mia passione per l'Alfa è confermata da una tradizione ricca di successi. Fin dalle prime vittorie sulle strade d'Italia e del mondo, l'Alfa Romeo è sempre stata all'avanguardia tecnologica in fatto di prestazioni. E infatti questa avanguardia si traduce oggi in sicurezza e affidabilità, garantita da una rete di assistenza fatta da persone che conoscono molto bene il loro mestiere. Certo, e con tutti i chilometri che faccio da un cantiere all'altro, la mia fedeltà all'Alfa è giustificata dai fatti. L'assistenza Alfa Romeo ha sempre risolto ogni mio problema. Pensi che proprio stamattina ho portato la mia 164 a fare il primo tagliando e il responsabile assistenza mi ha garantito che sarà pronta entro domani. Pronto? Lupus in fabula, è il responsabile assistenza dell'Alfa. Sì? Sì, pronto. Buongiorno, come va? Sì? È già pronta. Posso passare a ritirarla anche subito. Vede gli uomini Alfa, essere puntuali, anche questo è essere Alfa Romeo. Sì, grazie. La ringrazio moltissimo. Ci vediamo fra poco, sì? Arrivederci, ingegnere. Sì, venga quando vuole. L'ingegnere è uno dei clienti più fedeli. Come lui ce ne sono tanti. Per avere tanti clienti così, il segreto è uno solo. Essere Alfa Romeo. Essere cioè efficienti nella gestione del lavoro, preparati tecnicamente, cortesi, puntuali, disponibili ed essere orgogliosi della tradizione e dell'immagine dell'Alfa Romeo. Per essere Alfa Romeo dobbiamo rispondere perfettamente alle richieste dei clienti più esigenti. Pianificazione, quindi, sistema di prenotazione, rispetto dei tempi di consegna. Chi guida un Alfa Romeo è particolarmente esigente e anche questa è una tradizione. Per essere Alfa Romeo bisogna anche diventare l'uomo di fiducia del cliente, garantendo il massimo livello professionale in ogni tipo di intervento. Il nostro obiettivo? La soddisfazione del cliente. Io e i miei collaboratori dobbiamo essere costantemente aggiornati su ogni innovazione tecnica e tecnologica. Ed è per questo che frequentiamo i corsi indetti dall'Alfa Romeo. E con tutte le novità che si affacciano sul mercato dell'auto, gli uomini che lavorano in officina devono essere veramente in gamba. La zona accettazione è sempre in ordine e perfettamente attrezzata per rispondere al cliente in modo rapido, gentile e competente. Qui arrivano le telefonate dei clienti in difficoltà, molti dei quali di passaggio, ed è importante essere Alfa Romeo anche con loro se vogliamo che da clienti occasionali diventino costanti e fedeli. E poi si sa, quando si tratta di auto, le voci corrono e un'officina fa presto a farsi una cattiva fama, oppure una buona fama, come quella del servizio Alfa Romeo. E una buona fama porta nuovo lavoro. Essere Alfa Romeo è un impegno quotidiano, un continuo confronto con gli altri e con noi stessi, ma con qualcosa in più, la soddisfazione di fare un buon lavoro e di sapere che i clienti parlano bene di noi. Ingegnere, buongiorno. Come vede, anche stavolta puntuale, eh? Addirittura in anticipo. È tutto a posto? Abbiamo fatto tutto quello che lei ha richiesto. Le Alfa, eh? Che macchine. Tradizione del passato, tecnologia del futuro. Ah, lo so bene. Io sono uno di quelli che non ha mai tradito le Alfa. Anche grazie a tecnici come lei. Beh, facciamo il possibile. Quel distintivo non l'avevo mai notato.
Questo? Questo è il distintivo del Master Team, il club dell'Alfa Romeo che raccoglie gli uomini migliori del servizio assistenza. È d'argento, eh? Nessuno più di lei lo merita. Complimenti per il suo buon lavoro.